Benvenuti a questa diretta, che ho intitolato Tutto quello che so sull'aldilà. Ho Oggi, mentre preparavo questa diretta, mi sono reso conto che le cose che non so dell'aldilà sono di più delle cose che so, molte di più. Perché per ogni cosa che scopro, con i metodi che adesso vi spiegherò, si aprono delle finestre con mille domande. Quindi una scoperta, mille domande, quindi cose che non so. E quindi diventa un'opera immane andare a conoscere di più di questi argomenti. Un'altra cosa che è di fondamentale importanza da tenere presente. E questo vale per me e, nella mia prospettiva, vale per ogni persona che si avventura là, oltre, nell'aldilà. La conoscenza che si ottiene è e deve essere considerata provvisoria, cioè non è tutta la verità, è la verità massima che io sono in grado di ricevere sulla base delle mie paure e sistemi di credenze. Questo è un concetto fondamentale, ma poco noto e poco discusso, a parer mio. Avete notato che nelle esperienze di premorte i cristiani che hanno queste esperienze di premorte incontrano Gesù e i non cristiani non incontrano Gesù? Interessante, no? Come mai? Perché ci sono i sistemi di credenze che preparano una persona a fare determinate esperienze e non altre. Ecco, i sistemi di credenze e le eventuali paure che ogni persona ha influenzano ogni esplorazione dell'aldilà. Questo è un concetto fondamentale. Se qualcosa non è chiaro, prendetevi appunti e poi alla fine mi farete domande. Dunque, mi presento, anche se conosco quasi tutte le persone che hanno fatto i saluti in chat. Sono Davide Rozzoni e sono un trainer del Monroe Institute, che ha sede in Virginia, e sono anche un trainer del metodo di Bruce Mohen di esplorazione dell'aldilà. Quindi la conoscenza che ho ottenuto di questi stati, di queste condizioni, di queste realtà, l'ho ottenuta fondamentalmente tramite tre strumenti. Il primo, esperienze fuori dal corpo, spontanee, quindi esperienze che sono nate come esperienze fuori dal corpo, stato vibrazionale, mi sono tirato su e da lì è partita un'esplorazione. Talvolta questa esperienza fuori dal corpo è partita con un sogno lucido, quindi è partita tramite un sogno nel quale, mentre stavo sognando, sapevo di sognare e quindi l'ho pilotato e lì l'ho trasformata in un'esperienza fuori dal corpo. Un'altra modalità per ottenere questa conoscenza è stata la tecnologia sviluppata dal Monroe Institute che si chiama AmySync, una tecnologia che è assolutamente sicura, che favorisce l'entrata in stati di coscienza più sottili rispetto a quello ordinario, ma con l'esploratore che ha sempre il controllo dell'esperienza, è sempre lucido, presente a se stesso. E infine, l'ultima modalità che ho sperimentato è il metodo sviluppato da Bruce Mohen per l'esplorazione dell'aldilà. E di questo magari vi darò qualche accenno nel corso della serata. Bene, fate tutte queste doverose premesse insieme all'ultima, che non credete a nulla di quello che vi dico, a meno che non abbiate un'esperienza personale di queste cose.
Perché di gente che racconta cose sull'aldilà ce n'è una quantità industriale ormai, e ognuno racconta la sua. Potrebbero essere verità, potrebbero essere bugie e tanto altro. Quindi prendetele come delle forse delle possibilità, ok? Partiamo. La prima conoscenza che ho è questa. Mi viene male a fare questa cosa che sto facendo con questo caldo, ma tanto è una cosa di pochi secondi. Un guanto. Noi paragoniamo il guanto al corpo fisico e quello che c'è dentro allo spirito, anima, essenza o come lo chiamate. Okay? Noi viviamo nel nostro corpo fisico, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, tutte le nostre attività. Poi arriva un momento che lasciamo il corpo fisico, il momento della morte. Ecco che il corpo fisico va, non serve più, e quello che è dentro, la nostra essenza, la nostra anima, chiamatela come volete, quella continua la sua esistenza. Lucida, cosciente. E il corpo fisico va nella tomba e poi ritornerà a polvere. Piccola parentesi, uno dei problemi che noi abbiamo come esseri umani è che troppo spesso ci identifichiamo con questo, con il corpo fisico, mentre noi siamo quest'altro. Noi siamo l'essenza, lo spirito, l'anima, l'intelligenza che anima il corpo fisico, ma che è indipendente dal corpo fisico. Prendete appunti se avete domande. Questo è il primo concetto ed è un concetto fondamentale. Perché se lo scopri esperienzialmente ti cambia completamente la prospettiva della vita, perché affronti le malattie tue e dei tuoi cari e dei tuoi amici, e la morte delle persone care, dei tuoi amici e tua con una prospettiva diversa, perché sai che non è la fine. Ma non è una conoscenza intellettuale, perché la conoscenza intellettuale non porta da nessuna parte. Quando vengono le crisi, quando qualcuno si ammala gravemente dai nostri cari, la conoscenza intellettuale va nel cestino. Tutti quanti noi lo sappiamo, perché semplicemente credere a queste cose non basta. Non basta. Dobbiamo scoprire che realmente sono così queste cose, esperienzialmente. Io non sono una persona particolarmente dotata. Tra le persone che ci stanno ascoltando, ce ne sono tante, tante, che hanno avuto esperienze simili alle mie, perché non sono esperienze per pochi prescelti, per po poche persone particolarmente dotate. No, queste conoscenze sono alla portata di ogni persona. Certo, ci vuole curiosità, ci vuole disponibilità, ci vuole coraggio. Perché è molto più facile delegare a terzi di portarci la conoscenza di questi argomenti, ma non funziona. Non funziona. Non funziona nei momenti difficili. Solo la conoscenza personale ci apre la porta della serenità. Ok. Seconda conoscenza, per me è conoscenza, per me è qualcosa che è una certezza come quella che adesso sto guardando la telecamera e sto comunicando con voi. Quando muori, rimani te stesso, non cambi come persona. Se sei una brava persona, continui ad esserlo. Se sei una brutta bestia, continui ad esserlo. Ricordo con tenerezza mia nonna, che
quando qualcuno moriva, fino al giorno prima aveva detto peste corna di questa persona. Poi magari moriva e la buonanima diventava una buonanima. Ecco, in realtà la morte non trasforma. Quindi noi siamo ciò che siamo. Ho detto che noi rimaniamo chiaramente presenti a noi stessi e sappiamo sempre chi siamo. Sembra esserci una minoranza di persone, quindi una piccola parte, che invece per un certo periodo di tempo non sono lucidi. Non sanno chi sono, ma perché in realtà loro stessi qui sulla Terra avevano delle difficoltà. Non necessariamente così per tutti, sia chiaro, o per tutte le persone di cui adesso vi darò una descrizione. Possono essere che delle persone che sulla Terra avevano delle malattie mentali invalidanti, quindi non erano più lucide, e nel momento in cui muoiono non se ne rendono nemmeno conto, e anche se potrebbero liberarsi da questo stato di torpore, non se ne rendono nemmeno conto, quindi ci vuole del tempo per questo percorso. Elisabetta dice: sarò insicura anche di là? Assolutamente sì, Elisabetta. Ciò che noi siamo di qua ce lo portiamo di là, senza alcuna. Dalla mia prospettiva, nella mia esperienza, senza alcun dubbio. La morte non risolve i problemi. Ho fatto una diretta tempo fa, non mi ricordo dove, in quale contesto, nella quale ho parlato del suicidio. Ecco, alcune persone terminano la vita dicendo la faccio finita. No, non la fai finita. Non la fai finita. Perché ti porti dietro anche, in quel caso specifico, potresti portarti anche dei sensi di colpa. Ma perché continui a pensare, continui ad essere te stesso. Questo è importante saperlo. La morte non cambia ciò che noi siamo. Nel secondo libro di Bruce Moen, Bruce Moen, che si chiama Viaggio oltre il dubbio, è narrata la storia di, come si chiama? Di Max, lo psicanalista sadico. Questo Max era uno psicanalista che aveva una caratteristica fondamentale, che era quella che provava un piacere enorme nel far soffrire i suoi pazienti. E quindi nel far sì che due persone arrivassero a uno scontro tra di loro, e lui le istigava per questo. Ecco, di là Max aveva mantenuto questa caratteristica. Ora è chiaro, come qui, così là, le persone possono cambiare. In qualsiasi direzione possono cambiare. È una scelta. Richiede disponibilità, richiede impegno. Il cambiamento richiede sempre che ci sia qualcosa che muta dentro di noi. E la morte non fa sconti. Non è che uno muore e dice ok, perché uno si ritrova di là con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Andiamo avanti. Tenete le domande, per favore. Tenete le domande, le state già facendo adesso in chat. Voglio finire il filo logico di tutto il discorso, poi rispondo alle vostre domande. Quindi salvatevele e dopo le riproponete al momento che vi dico, ok? Andiamo avanti. Per chi ci crede, e non è indispensabile crederci, a parer mio, tornare sulla Terra è una scelta della persona, non un caso. Ricordo un maestro che diceva che
diceva che al termine della vita, se tu ti dirigevi, quando terminava la tua vita, verso la luce, ti ritrovavi immediatamente in un corpo fisico. Nella mia esperienza non funziona così. Non è così, quindi questa non è una verità. Tornare sulla Terra è una scelta. Ma perché si dovrebbe tornare sulla Terra? Perché questa è la scuola, questa è la realtà, è la dimensione nella quale hai più opportunità di crescere, di scegliere, di sbagliare, di imparare. È una scuola enorme. E c'è la possibilità anche di interagire con altre persone che si amano, che sono qui sulla Terra. E quindi eventualmente uno potrebbe scegliere anche di tornare per essere di aiuto. Prendetevi appunti, se avete delle domande. Quindi, lo ripeto, tornare sulla scelta, sulla Terra, per chi ci crede a questo tipo di cosa, ma non è indispensabile, a parer mio, crederci, è una scelta, non un caso. Di là esistono varie aree. Ci sono dei territori e dei sistemi di credenze, dove persone che hanno credenze e vibrazioni simili vivono in società molto simili a quella terrestre. Case, abitazioni, palazzi, parchi, villette e quant'altro. Lì, in quei contesti, troviamo sia i, tra virgolette, paradisi, sia, tra virgolette, gli inferni. Paradisi sono delle realtà nella quale, che sono create da un pensiero comune di varie persone che hanno creato queste realtà. Ho avuto l'occasione di andare a visitare un paradiso di una fede cristiana particolarmente importante. Perché, dico questo? Perché altre fedi cristiane diverse da queste hanno il loro paradiso. E l'ambiente è molto bello. C'è molto ordine, c'è molta pulizia. Ci sono molte chiese di questa organizzazione religiosa, dove le persone vanno alle funzioni religiose. Per stare in quel paradiso, tra virgolette, bisogna aderire a quella fede. Se non aderisci a quella fede, sei fuori luogo. Io in quel paradiso mi sentivo parecchio a disagio, perché sebbene questa persona a me cara vivesse in questo paradiso e fosse felicissima di stare in quel paradiso, a me quel paradiso stava fortemente stretto. Perché? Perché bisognava aderire a quella fede religiosa che a me sta stretta. Ecco perché quello che per questa persona era un paradiso, dalla mia prospettiva era una sorta di inferno, perché essere obbligato a seguire una certa fede per me è qualcosa che mi lega, mi fa sentire in prigione. Per chi è interessato a questi territori dei sistemi di credenze, raccomando la lettura di un libro, Avventure nell'aldilà di William Bullman, libro particolarmente affascinante. E poi, quando uscirà, spero nel 2023, ma spero perché è tutta una speranza sotto questo aspetto. Il quarto libro di Bruce Mohen, Viaggio dal padre di curiosità, perché parlerà dell'esplorazione dei territori dei sistemi di credenze. In quel contesto esistono anche degli inferni, inferni sempre tra virgolette, perché non c'è
nessuno che ti punisce, ma sei tu che punisci te stesso, fondamentalmente sulla base dei tuoi sensi di colpa, per cose che hai fatto, che ritieni non avresti dovuto fare e di cui non ti sei perdonato, e cose che ritieni di aver dovuto fare e che non hai fatto. Questi sensi di colpa già gravano qui, sulla terra, sulle anime delle persone, facendole vivere non bene. Conosco troppe persone rose da questi sensi di colpa, qui sulla terra. Bene, la morte ti ritrasferisce semplicemente su un'altra dimensione. Non cambia nulla sotto questo aspetto. Ecco perché i propri problemi bisogna risolverli qui sulla terra e non aspettare di risolverli là. Come qualcuno dice, vado là e mi riposo. No, non vai là e ti riposi. Vai là con ciò che sei. Con ciò che sei. Non ciò che voglio far credere di essere, ma ciò che sono davvero. Perché tutto lascio qua, tranne ciò che sono. Sono perso il discorso. Moen, questi posti li chiama paradisi vuoti. Sono vuoti perché non c'è un vero, puro amore incondizionato, ma c'è l'amore condizionato a dover aderire a determinate credenze. L'inferno è sia qui sulla terra che là autoprodotto, qui sulla terra autoprodotto. Io qui sulla terra ho vissuto all'inferno, sempre tra virgolette, roso dai sensi di colpa, devastato dal dolore interiore. Il mondo era brutto e cattivo, tutti erano cattivi, il mondo era un posto terribile in cui vivere. C'erano cose brutte intorno a me, c'era brutta gente intorno a me. Non era mia responsabilità di nulla di quello che c'era, era sempre problema degli altri, responsabilità degli altri, mai mia. Ho vissuto per più di un anno all'inferno. Mi svegliavo con dolore, peso al petto, tristezza. Depressione, era un mondo terribile che vedevo intorno a me, dal mattino a quando andavo a dormire. Non c'era mai pace, un inferno, un vero inferno. E sono stato qui sulla terra, in paradiso, tra virgolette, in pace con me stesso, sereno, centrato, in armonia. Quindi il paradiso esiste qua sulla terra, l'inferno esiste qua sulla terra. Là semplicemente si trasla in un'altra dimensione, ma non cambia nulla. Più di una volta ho parlato di Oponopono come mezzo per perdonarsi e perdonare, è di fondamentale importanza. Se avete visto il film Nos Solar, disponibile, credo che sia ancora disponibile su Amazon Prime Video, non do altri riferimenti di dove vedere questo film perché potrebbero essere riferimenti di siti piratati e c'è gente che ci ha messo tanto tempo e tanto denaro per doppiare, per avere i diritti dal Brasile, quindi non lo faccio, ma su Amazon Prime Video potete vederlo. All'inizio il protagonista André muore. E si ritrova in un ambiente molto brutto e pesante. Perché? Perché è eroso dai sensi di colpa. Allora, c'è gente che ha sensi di colpa per dei tradimenti fatti o subiti, aborti, violenze fatte o subite.
Può essere arrivato il momento di lasciare alle spalle queste cose. Vi ho già suggerito Oponopono. Datevi una possibilità. Vi dà la possibilità di ripulire tutto quello che c'è dentro e di lasciarvelo alle spalle e di cominciare ad affrontare la vita con maggior leggerezza. Se i pesi non li risolviamo qui, non ci alleggeriamo qui, credetemi, ce li portiamo là. Esistono delle realtà tipo Nos Solar, per chi ha visto il film o ha letto il libro. Nel linguaggio del Monroe Institute, qualcosa di molto simile a Nos Solar si chiama Focus 27. Focus 27 è un ambiente estremamente gradevole. C'è un bellissimo parco simile a quello di Nos Solar e la gente che dimora in quella frequenza vibrazionale è estremamente equilibrata, serena, rispettosa delle idee altrui. Nessuno cerca di convincerti di qualcosa. Non c'è nessuno che ti dice: no, ma tu devi credere così, perché così è giusto. No, hai la tua idea, tientela, va bene così. Oh, che bello. Ma come liberatorio non dover avere nessuno che cerca di convincermi che il mio modo di sentire, il mio modo di vedere le cose è sbagliato. Ma che bello. Esistono anche delle frequenze vibrazionali molto più elevate rispetto ai territori dei sistemi di credenze e rispetto Nos Solar barra Focus 27. Ora, per chi ha visto il film Nos Solar, si può ricordare la mamma di André. La mamma di André aveva degli abiti diversi dagli abitanti di Nos Solar, veniva da una dimensione diversa. Ecco, queste aree esistono. Ho provato a entrarci, ma la frequenza vibrazionale è troppo più elevata della mia. E quindi è come se io, che già ho la carnagione piuttosto bianca, andassi al mare e stessi il primo giorno dalle 11:30 alle 3 di una giornata di agosto limpida, perfetta, sotto il sole cocente. Sento tutto il mio corpo che si brucia. Ecco, lì non è un corpo fisico, ma quello che accade è che se ti senti è come se tu fossi esposto a un sole fortissimo e quindi è una frequenza di vibrazioni così elevata che è difficile da sopportare. Due amiche sono state in un posto gli hanno dato un nome Focus 29 e sono rimaste per un tempo limitato. Perché? Sono rimaste per un tempo limitato perché la frequenza vibrazionale era troppo elevata. Ho tante domande su queste aree che al momento non hanno una risposta. Come qualificarsi per accedervi? Cosa devo fare di diverso da quello che faccio adesso per alzare la mia vibrazione interiore? E tante altre. Però queste aree esistono e le ho sperimentate per brevissimo tempo, proprio perché, come vi dicevo, la frequenza vibrazionale è troppo elevata, assolutamente. Due parole, ma proprio due, sugli alieni. Allora, gli alieni esistono e come gli esseri umani ne esistono. Scusa un attimo.
anche il micio di là, ecco fatto, perfetto. Allora, gli alieni esistono come gli esseri umani, esistono di tutti i tipi, amichevoli, indifferenti e non. Io ho incontrato soprattutto quelli amichevoli e alcuni neutrali. Consapevolmente non ho mai incontrato gli altri. Perché? Perché nelle mie esplorazioni io desidero sempre andare verso le energie più elevate, quelle che mi possono dare un supporto, dare un sostegno, dare un aiuto per la mia evoluzione. Non mi interessano le energie più basse o quelle che mi possono portare verso il basso. Però necessariamente esistono a tutto tondo. Qualche settimana fa una persona che non mi ricordo chi era, ha detto una frase che mi ha colpito profondamente e io ve la passo. Se ho amore dentro di me, in qualunque dimensione io mi trovi, sto bene. Ed è una cosa che mi è risuonato tantissimo dentro. Mi è piaciuta moltissimo e così ve la passo. Ora, l'appuntamento con queste realtà dell'oltre è sicuro. Non è sicura la data. Non la conosciamo per ognuno di noi, ma questo è un appuntamento sicuro. Quello che invece non sappiamo è quello che noi faremo del tempo che abbiamo a disposizione prima di questo incontro. Gli sciamani utilizzano la morte come consigliera, cioè sanno che la morte può venire in qualsiasi momento a toccarti la spalla. E quindi affrontano la vita mettendo tutto se stessi in ogni singola esperienza, in ogni singolo momento, perché sono consapevoli che quella può essere l'ultimo momento della loro vita terrena. Mentre l'essere umano ordinario non pensa a queste cose, postpone il momento della sua morte, non ci pensa. E quando questo pensiero lo attraversa, lo mette da parte. E quindi quando arriva il momento non è preparato. Per lo sciamano invece è completamente diverso. Ma questo non vuol dire vivere con l'ansia. No, vuol dire vivere con la consapevolezza di avere un tempo limitato davanti a sé. E questo tempo limitato deve essere utilizzato al meglio per quelli che sono i nostri progetti della nostra vita. Allora, io adesso chiedo a tutte le persone che sono presenti qui in questo momento e quelle che sentiranno questa diretta in differita, qual è lo scopo della tua esistenza? Ascoltati un minuto. Io non parlerò per un minuto, risponditi di pancia. Qual è lo scopo della tua esistenza? Qual è la tua missione sulla Terra? Perché vedete, c'è tanta gente che quando gli si fa questa domanda ti guardano
con uno sguardo stupito e dicono: ma io vivo, sono un padre, una madre, vado al lavoro al mattino, accudisco i miei cari. Sì, e va benissimo questo, ma qual è lo scopo della tua esistenza? Qual è la ragione per cui vivi? La tua missione, la missione della tua vita, qual è? È importante scoprirla, perché per poterla adempiere devi conoscerla. E se non la conosci, non la puoi realizzare. Sembra una cosa banale. Io l'ho scoperta dopo i 50. Ecco perché insisto, perché magari c'è qualcuno tra le persone che mi ascoltano sotto i 50 che può guadagnare del tempo e scoprirlo prima di quando l'ho scoperto io. È importante come viviamo adesso. È importante come ci prepariamo adesso per quello che sarà il nostro futuro. Bene, allora io parlo un attimo della bibliografia e mentre parlo della bibliografia, se volete, partite con le domande in chat. Bibliografia. Se avete carta e penna per prendere appunti, allora sulle esperienze extracorporee. Il libro di Robert Monroe, I miei viaggi fuori dal corpo, e secondo, La fase di Michael Raduga. Sui territori dei sistemi di credenze, avventure nell'aldilà di William Bullman. Sull'aldilà in generale e su come essere di aiuto a quelle persone che sono bloccate in qualche misura nella loro evoluzione, i libri di Bruce Moen, Viaggi nell'ignoto e Viaggio oltre il dubbio. Per sapere di più su Focus 27, No Solar, Viaggio nell'aldilà o viaggi nell'aldilà? Robertina, aiutami tu, io non me lo ricordo. Viaggi nell'aldilà o viaggio nell'aldilà? Ma credo più viaggi. E poi il terzo libro di Morro, Ultimo viaggio. Ecco, con questi libri già avete una bella panoramica. Ok, allora andiamo a vedere domande. Allora, Marco, quindi hai prove concrete, riscontri concreti dell'esistenza dell'aldilà che ti ha fatto capire che certamente quello che hai vissuto non fosse solo sogni, sogno o immaginazione. Esempi. Allora, Marco, per alcune di queste esperienze ho avuto dei riscontri interiori importanti. L'esperienza è stata così significativa che ha cambiato il mio modo di sentire le cose, il mio modo di vederle, al punto che non ho, cioè, il ricordo di queste esperienze è tanto vero quanto il pranzo di oggi. Alcune di queste esperienze le ho messe nel PDF che si chiama Emissing e Sam sotto l'albero di Natale. Credo possiate trovarlo nella sezione file del gruppo Ascolto Infinito. Giancarlo. Allora, la mia missione è. Federico, vorrei chiedere, ma quando avviene la dipartita della personalità di là, cioè chi decide di reincarnarsi, lo spirito o la personalità? Federico, questa è una domanda impegnativa e io ti posso dare una risposta parziale, molto parziale, perché se, sento di non avere tutte le risposte.
A volte forse lo spirito, a volte forse la personalità. Di sicuro, nella mia esperienza, l'ego continua a esistere dopo la morte dell'individuo, la morte fisica. Cioè lo spirito continua con io. Per cui credo tutti e due, a seconda delle persone. Alessandro, il nostro percorso qui è già programmato e deciso da noi prima di incarnarci? Alessandro, ti rispondo per mia credenza, non per conoscenza. Però la risposta è sì, per credenza ma non conoscenza, è qualcosa che non ho esplorato. Però sì, l'individuo programma la sua esistenza prima di incarnarsi. Stefano, quindi prima di ritornare eventualmente di qua possiamo migliorarci oppure si evolve solo sulla Terra? Si evolve ovunque. Si evolve o si peggiora in qualunque dimensione, sia qui che là. Allora, Valerio, sì, allora Valerio, tu parli di cambio di fase e bilocazione. Sto rivedendo un pochino i termini, però il fatto di essere di qua ed essere anche di là in un'esperienza è bilocazione, non con il corpo fisico, però sì, è bilocazione. Grazie Robertina. Viaggi nell'aldilà è il terzo libro di Bruce Moen. Poi, Federico. Al di là dei sogni, attendibile a ciò che succede? Federico, vorrei risponderti, ma l'ho visto 2 volte e per 2 volte mi sono addormentato a metà, quindi non ti so rispondere. Mi hanno parlato molto bene di quel film, però purtroppo non posso per nulla. Mary, siamo in un momento di salto quantico quinta dimensione. Allora, Mary, non sono avvezzo a queste terminologie, quarta, quinta dimensione e quant'altro. Quello che posso dire è che sì, siamo in un momento di cambiamento importante, questo sì. Ho una cara amica che probabilmente sta ascoltando questa diretta e lei ogni volta che ci sentiamo mi ribadisce che siamo in questo grande momento di cambiamento e che le sue esplorazioni sono cambiate significativamente in questo periodo di cambiamento. Quindi sì, ma penso che tutti quanti ce ne rendiamo conto che c'è stata una fortissima accelerazione in tutte le direzioni da 2 anni e poco più a questa parte. Marco, vivere sapendo che la morte non è la fine deve essere davvero un'altra storia. No, Marco, non mi invidiare. Non mi invidiare. Comincia a considerare la possibilità di essere più del tuo corpo fisico. Comincia, ad esempio, ad andare a dormire la notte esprimendo il tuo intento di sapere di essere più del tuo corpo fisico. Prova a cominciare a fare questa cosa. E al mattino, quando ti svegli, manifesta ancora la tua volontà ferma e definita di sapere che sei più del tuo corpo fisico. Vediamo cosa succede. Stefano, esperienze di premorte. Incontri dei maestri in base alle credenze. Se una persona non ha credenze religiose, ma ha delle credenze, Stefano. Ci sono persone che hanno credenze iniziatiche, che fanno parte di gruppi iniziatici non religiosi. Ecco che si trovano con i loro fratelli. Robertina, il terzo libro di Bruce Moen si chiama Viaggi nell'aldilà, mappatura del territorio ignoto. Grazie Robertina. Le persone interessate possono anche contattare direttamente in chat Robertina per questi libri di Bruce Moen. Allora,
Kevin, ciao Kevin. Ho provato tante volte a chiedere quale fosse il mio scopo, anche con MSIM, ma non ho ricevuto mai risposta. Come potrei fare? Kevin, nel mio canale YouTube ci sono alcune meditazioni gratuite. Alcune durano anche 40 minuti. Il mio canale YouTube ha il mio nome e il mio cognome. Sono quelle in fondo. Prova a prenderle e poi, mentre l'ascolti, poniti la domanda: qual è lo scopo della mia esistenza? Dal centro del tuo essere. Poni la domanda e apriti. Sia chiaro, quando uno pone le domande al suo sé totale, al suo maestro interiore, al suo sé superiore, chiamatelo come volete, deve chiederlo con un intento inflessibile. È l'intento della persona che è tenuta sott'acqua da qualcuno e ci mette tutta la sua energia per tornare in superficie. Ecco, se uno utilizza quell'intento, credimi, la risposta ti arriverà, ma deve essere quell'intento. Non deve essere l'intento della nonnina che va al mercato per prendere le pere o le mele, ma o una vale l'altra, va bene così. No, deve essere quell'intento che ho appena descritto. Alessandro, è più reale di qua o di là? Allo stesso modo, al punto che alcune persone non si rendono conto neanche di essere morte, tanto è simile. Federico, sei certo che la morte non esiste? La morte esiste del corpo fisico, non del resto. Desidero dire una cosa. Desidero dire una cosa che interesserà una persona su 100 tra gli ascoltatori, però proprio quella persona su 100 magari può interessare. Esistono almeno due gruppi religiosi, di cui non voglio fare il nome, che complessivamente hanno circa 16 milioni di fedeli nel mondo, che insegnano, gruppi cristiani, che insegnano ai loro fedeli, fin da quando sono in fasce, che dal momento in cui moriamo non c'è alcuna esistenza consapevole dopo la morte. Quindi la morte è come un sonno. Ci sono 16 milioni di persone a cui vengono insegnati questi principi ogni volta che vanno nella loro sala di riunione, chiesa e quant'altro. Ora, è terribile crescere con questa, dalla mia prospettiva, con questi falsi insegnamenti. Ecco, a questa persona su 100 che potrebbe essere cresciuta in questi gruppi, vorrei dire questo. Provate a ricordare quando Pietro, Giacomo e Giovanni si trovano insieme a Gesù e appaiono loro Mosè ed Elia. La Bibbia dice che Mosè era morto e la Bibbia insegna che Gesù è la primizia della risurrezione, il primo dei risorti. Perdonate, questo discorso qui è solamente per una piccolissima minoranza di persone, ma è solo un inciso. Ecco, Mosè era lì e dialogava con Gesù. Mosè era morto. Quindi Mosè da morto, morto il corpo fisico, dialogava con Gesù. Questa è una dimostrazione biblica della esistenza dopo la morte del corpo fisico. E chiudo questo inciso e andiamo avanti. Dorella, quindi si può peggiorare? Io pensavo che si migliorasse ogni volta che ci reincarniamo. Dorella, la libertà c'è sempre. Io posso scegliere adesso di terminare la diretta e andare per le strade della mia città a distribuire
delle bevande fresche e del cibo a tutte le persone che hanno difficoltà, come posso scegliere di andare nel palazzo vicino a casa di una persona anziana e derubarla e fare del male. Libertà, 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 qui e là. Ricordatevi non Solar, la nipote, non mi ricordo la nipote di quella famiglia, lei ha scelto di fare una determinata scelta ed è andata in quella maniera e va bene così. Il pensiero crea. Grazie Alessandro, questo era uno degli argomenti che volevo è una delle cose che volevo dire. Il pensiero crea, assolutamente sì. L'aldilà è estremamente sensibile alla creazione mentale. Quindi se lì voglio una Maserati o una Ferrari, bam, col pensiero focalizzato la creo in un attimo. Quindi il pensiero crea, sì, assolutamente, il pensiero crea di là ancora più rapidamente che di qua. Robertina dice credendo, credenza volendo. E anche non esiste nessuno al di là. Assolutamente sì. Franco, quando cambiamo dimensione, ci trasferiamo con altre persone che hanno vissuto come me, sarà così per sempre? Oppure, ma quando ha risolto tutti i tuoi problemi, si va oltre? Allora, Franco, hai fatto una domanda molto tosta. Per me sono lavori in corso questi, per cui ho qualche intuizione, ma tante cose ancora da scoprire. Quei paradisi, non solar, oltre, non sono le condizioni definitive dello spirito, dell'anima, sono transitorie. Cosa c'è dopo? Ovvero, qual è lo scopo della nostra esistenza? Ecco, io qui ho delle credenze, ma non ho ancora delle esperienze dirette, per cui non mi sento sinceramente, in tutta onestà, di rispondere senza trasferire le mie credenze. Ma le mie credenze valgono come le tue, come quelle di chiunque qualsiasi altra persona. Per cui, è possibile che una persona dimori in questi paradisi, in questi inferni, in questa condizione oltre territorio dei sistemi di credenza, quindi non solar focus 27, finché lo desidera, finché vuole. E poi puoi andare oltre, sì. Nel libro Avventure nell'aldilà di William Bulman, lui parte da un territorio del sistema di credenze e poi va oltre perché sta stretto, ma non vi dico altro perché quello è un libro sicuramente da leggere. Ludo, il non riuscire a visualizzare, né riuscire a incontrare in sogno un proprio caro disincarnato, può essere a causa di un suo blocco correlato alla malattia che aveva? Possono essere tante cose, Ludo. Allora, ti suggerirei, prendi il primo libro di Bruce Mowen, Viaggi nell'aldilà, leggilo e poi prova ad applicare l'appendice C, è il metodo di contatto con qualcuno che non c'è più. Le ragioni possono essere enormi, possono essere tantissime. Io te ne posso dare a qualcuna. Hai tu dei blocchi? Paure, incertezze, credenze limitanti, ma non è possibile, non è veramente vero questo tipo di incontro e così via. Se vi ricordate, chi ha visto il film No Solar, all'inizio André non era disponibile. All'inizio. Perché? Perché stava risolvendo i suoi problemi, quindi non era disponibile. E la madre di André gli dice anche che suo padre non è disponibile.
Quindi le ragioni possono veramente essere molteplici, Ludo Ludo. Alessandro, la verità fa saltare il banco. Bella questa. Me la scrivo, Alessandro. La verità fa saltare il banco. Perché voglio rivendermela questa frase. Bellissima, grazie. Allora, reincarnazione, quindi vuol dire che non ricorderemo nulla delle vite precedenti. Preferirei stazionare nell'aldilà allora. Allora, Marco, io parlo della reincarnazione come una possibilità, nel senso che ho avuto delle esperienze, ma non posso dire con assoluta certezza che ci sia. Dico che ho avuto delle esperienze, quello sì. Beh, oggi ti ricordi qualcosa delle vite precedenti? Quindi in questa possibilità di vite precedenti o in parallelo, perché potresti viverle anche in parallelo, non necessariamente precedenti. Che dire? Patrizia. Se affermo che quando ci incarniamo scegliamo ruoli anche cattivi per aiutare l'evoluzione degli altri, che ne pensi? Patrizia, è difficile risponderti. È difficile rispondere. Io non credo che sia così. Credo che uno esprima ciò che è. Per alcuni ci si sente lontani dall'amore. E questo essere lontani dall'amore, secondo qualsiasi accezione si abbia dell'amore, l'amore della madre, l'amore di Dio, l'amore di un amico, l'amore di qualcuno, questo ci fa compiere determinate scelte, ma ancora siamo nel campo dell'interpretazione. Gli animali hanno un'anima, hanno anche loro le nostre esperienze nell'aldilà? Allora, gli animali vanno nell'aldilà? Sì. Hanno un'anima? Beh, questo è un argomento complicato e tra l'altro alcuni esploratori hanno esplorato proprio in questi ultimi giorni. Allora, sicuramente hanno un'esistenza senza il corpo fisico, perché di là ci sono gli animali. E hanno delle esperienze, sì, diverse dalle nostre, sì. Patrizia, noi siamo amore puro che sgorga dalla fonte di Dio, solo che è necessario che ce ne dimentichiamo. Cosa ne pensi? Allora, Patrizia, io sull'argomento Dio barra creatore ho delle idee e delle esperienze ben definite, ma è un argomento che è molto personale, nel senso che ci sono persone che non credono a questo ed è legittimo, che persone che credono a questo ed è legittimo. Quindi, per me c'è del vero in quello che scrivi, però è un'opinione. È un'opinione. Romina, è possibile che alla fine di questo grande cambiamento cui stiamo assistendo la nostra dimensione possa in qualche modo avvicinarsi all'oltre, almeno per le persone aperte e disponibili? Ma Romina, è già così adesso? È già così adesso? Guarda, la chiave della disponibilità, dell'apertura, è la chiave fondamentale per questo tipo di esperienze. È una cosa che ho già detto, che ripeto continuamente. In realtà ce l'ho ancora, anche se su un altro piano di realtà, un amico sciamano. E questo amico sciamano era un vero sciamano, a tutti gli effetti.
era anziano e prima di andare, ogni tanto lui partiva con dei discorsi, mi faceva discorsi per tre quarti d'ora, no? Arrivavo alla fine che non capivo più niente, ero in uno stato di coscienza più sottile, ma non capivo più niente, perché mi faceva mille ragionamenti. Allora, una delle ultime volte ci siamo sentiti, gli ho detto: ascolta, dammi una frase, la cosa più importante per me è anche che io possa passare alle altre persone, per la loro vita, per l'esistenza, per il contatto con queste altre dimensioni. Ci ha pensato un attimo e poi mi ha risposto: sii disponibile. E poi ha aggiunto: l'essere umano è splendido. Semplicemente non se lo ricorda più. Quindi, qui, ora, è possibile fare questo tipo di esperienze. Elisabetta, è possibile contattare un parente che si trova nell'oltre? E come si fa se si trovano su una frequenza diversa dalla nostra? Allora, Elisabetta, teniamo presente che noi possiamo trovare chi vuole farsi trovare o chi può farsi trovare. André, nel film Nosso Ra, all'inizio non era disponibile, il papà di André non era disponibile, ma la stragrande maggioranza sono disponibili. Quindi non disturbiamo mai nessuno. Perché chi non vuole farsi trovare non si fa trovare. Come qui sulla Terra. Se io non voglio farmi trovare, voi non mi trovate più. In assoluto, non mi trovate perché mi rende inaccessibile. E la stessa cosa è lì. Sì, è possibile contattare un parente. Io suggerisco sempre, come metodo più semplice in assoluto, l'appendice C del primo libro di Bruce Moore, Viaggi nell'ignoto. È un metodo estremamente semplice, alla portata di chiunque che fa uso per innescare l'esperienza dell'immaginazione. Non ci sono più domande. Bene. Allora, mentre eventualmente arriva qualche altra domanda, io desidero dirvi una cosa. Un certo periodo di tempo adesso interrompo le mie dirette mensili. Le interrompo perché ho bisogno di ascoltarli. Come qualcuno ha detto, è un momento di trasformazione che avviene ovunque. Ecco, in questo momento di grande trasformazione io sento il forte impulso di ascoltarmi, di prendermi del tempo per stare in silenzio. In questi anni, su Ascolto Infinito, ho parlato tantissimo, ci sono un sacco di mie dirette registrate, soprattutto su argomenti inerenti l'aldilà. Adesso invece ho bisogno proprio di cominciare a stare un pochino più in silenzio per ascoltare quello che emerge da dentro. C'è qualche messaggio che vuole salire e che ho bisogno di un po' di silenzio per farlo emergere. Questo non vuol dire che scompaio, assolutamente. Ci sono a tutti gli effetti, semplicemente interrompo le mie dirette pur nutrendo un grande affetto per Ascolto Infinito, per Elisa, per questo bel gruppo. Oh, sono arrivate altre domande. Grazie Katia, ti abbraccio. Ludo, ma quindi saremo, tra virgolette, suddivisi in base a livello vibrazionale e consapevolezza. E gli animali c'è qualcosa che si può leggere in proposito? Allora, sì, noi saremo suddivisi in base a livello vibrazionale, consapevolezza, credenze e nostra vibrazione primaria. Vibrazione primaria è ciò che noi siamo. Soprattutto, vi ho fatto l'esempio prima del secondo libro di Moe, Viaggio oltre il dubbio,
nel quale si parla di Max, lo psicanalista sadico. Ecco, quest'uomo probabilmente era un padre, forse, forse era anche un marito, forse era anche, faceva parte della chiesa che frequentava l'organizzazione religiosa, ma la sua caratteristica portante era che lui era sadico. Ecco, in questo senso. E nell'aldilà si è riunito insieme a degli altri sadici emotivi. A volte infliggeva i suoi giochi psicologici sugli altri, a volte li subiva, ma è tutto nel libro, non vi dico altro. Gli animali, Ludo Ludo, gli animali. Sì, gli animali ci sono all'aldilà. Poi il contesto. Ecco, questo è uno dei tanti argomenti da scoprire. Nel senso, ci sono nei territori dei sistemi di credenze, quando ci sono stato non li ho notati, ma non vuol dire che non ci sono, vuol dire che semplicemente non li ho notati. Cosa leggere? Ludo Ludo, non so cosa dirti. Non saprei cosa dirti a questo riguardo, sai? Non lo so. Mi spiace. Alberto. Ciao Alberto, la stessa difficoltà che abbiamo noi a metterci in contatto con chi ci ha preceduto, potrebbero averla loro ad averla a contattare noi. Allora Alberto, qui ci sono delle scuole di pensiero. Non ho una risposta definitiva. Ho tante domande. Il nostro Lar, il protagonista, prima di parlare con i suoi, ha bisogno di tempo. In un territorio dei sistemi di credenze, in una religione, ho letto delle testimonianze di persone che dicono che avevano bisogno di un permesso per poter andare, ma non so se questo si riferiva a questo territorio dei sistemi di credenze. Io non so se le persone là hanno bisogno di permessi o di abilità speciali o di capacità speciali. Di sicuro André, all'inizio del film, quando si trova nell'umbral, aveva altri problemi da risolvere con se stesso piuttosto che andare dai suoi. Era troppo preso dai propri sensi di colpa. Quindi non potrei risponderti con chiarezza. Grazie Elisabetta. Grazie. Grazie Anni. Allora, Valerio, l'ultima canzone che ho scritto l'ho presentata così e credo che i nostri incontri online hanno avuto un peso notevole nelle mie parole. Quando ho scritto il testo di Dimensioni Parallele pensavo a due luoghi, tra virgolette, che rappresentano noi qui e loro là, che a un dato momento a noi sconosciuto si incontreranno e diventeranno uno solo, il noi ora, dove scompariranno il tempo e lo spazio e l'unico dominus sarà la consapevolezza di noi stessi che nel noi qui gode dell'immaginazione che talvolta si trasforma in un'idea, ma nel noi ora possiede un pensiero che immediatamente crea qui e ora. Noi siamo l'ombra di Dio. PS, se a qualcuno non dovesse piacere chiamarlo Dio, può chiamarlo in altro modo, ma non cambia il senso. Grazie. Mati, i nostri familiari sono gli stessi anche nell'aldilà o come il nostro solar cambiano, per esempio, una madre potrebbe essere una figlia o altro? Allora, Mati, nella mia esperienza, questo mio parente era questo mio parente a tutti gli effetti. Se poi entriamo nella logica, nella prospettiva della reincarnazione e la abbracciamo come possibilità, se allora si aprono questi scenari, assolutamente. Nel secondo libro di Robert Monroe, Viaggi lontani, lui racconta una storia, racconta di aver incontrato nell'aldilà, nelle sue esplorazioni fuori dal corpo, un suo amico. E racconta di questo dialogo con questo amico, che a un certo punto lo chiama col nome col quale lo conosceva sulla Terra. Questo sorride, gli dice: da quando noi ci siamo conosciuti, ho fatto altre due esperienze terrene. Questo è interessante. Nel periodo di circa, diciamo, 30 anni, quest'uomo era morto intorno
penso ai 45-50 anni, e poi nei 30 anni successivi aveva avuto altre due esperienze terrene, quindi due padri, due madri, presumibilmente degli altri fratelli e sorelle. Quante prospettive apre questa esperienza? Grazie, Ludo. Anni, è un'esperienza speciale, ho fatto incontri commoventi. Grazie, Anni. Grazie. Marco, cosa ne pensi dei medium? Marco, ancora io non ti posso rispondere di questo. Perché non ti posso rispondere? Perché per come sono fatto io, per il mio modo di essere, il mio modo di sentire, è indispensabile trovare le risposte in prima persona, non intermediate da terzi. Ma è il mio modo di essere, il mio modo di sentire. Mentre ritengo che ci siano delle persone che hanno queste capacità e che le possono mettere al servizio degli altri. Personalmente a me non basta quello, perché io devo trovarmi le mie risposte, devo contattare personalmente le persone, perché devo avere il contatto diretto per avere le conferme e le conoscenze individuali di questa realtà, perché non mi basta un contatto intermediato. Ma sicuramente ci sono delle persone che hanno queste capacità e che le mettono al servizio degli altri, quindi meglio. Così come ci sono delle persone che non hanno questa abilità e si arrabattano. Però sì, ci sono. Bene, grazie Mati. Allora, esploratori, esploratrici, amici, amiche, soprattutto amiche, allora è un quarto che siamo insieme. Giancarlo, non conosco personalmente Sonia, ne ho sentito parlare molto molto bene, però non la conosco. Bene, allora siamo giunti al termine. Questo è un arrivederci, non è un addio in alcuna maniera. Io voglio ringraziare ognuno di voi per tutto questo tempo insieme, per tutte le condivisioni che abbiamo avuto fino adesso e quelle che avremo in futuro. Ringraziare Elisa, Ascolto Infinito. Grazie, grazie, grazie. Ho la speranza che tutte le cose che abbiamo discusso durante questa serata, ma anche in passato, possono avere acceso in qualcuno di voi il desiderio, la volontà di fare una ricerca personale in questi campi e di scoprire personalmente che siete più del vostro corpo fisico. Credetemi, è una delle conoscenze più preziose che si possano avere. Con questo vi lascio con un abbraccio ad ognuno di voi e un arrivederci a presto. Arrivederci.